Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Con Tiziano che vive in un ananas in fondo al mare. E anch'io! Ma tu non mi sembri una blu, 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 blu. Chi vive nell'ananas in fondo al mare? Il creeper! Il creeper vive in fondo al mare? In fondo al mare, quanti bei creeper posso ammazzare in fondo al mare? Sì, perché non ti fanno male. No, perché li annego. Li anneghi, ma anche qui. Combo! Combo! Ragno! Non ho oggetto! Creeper, ciao! Brucia il creeper! Brucia il creeper! Brucia creeper! Ah! Ok, allora dammi un creeper dopo mezzanotte, anche prima possibilmente datemi un arco. Un arco? Vuoi un arco? No, ce l'ho, grazie. Allora, va bene, è un modo di dire. Ah, chi è che mi ha spinto dall'altra parte del mondo? Scusa, niente. Sto uscendo la mia bellissima scalinata vedo un ponte. Un ponte? Sì, vedo un creeper di ponti. Dov'è Tiziano? C'è un ponte di creeper, c'è uno scheletro di ragno. Vieni qui. C'è un tappeto di zebù. Sì, vai, un tappeto muschiato, sì, dai. Un tappeto muschiato. Vai Tiziano, solo tu. Salta il gradino. Vai Tiziano, bravo. Quella direzione. Caccia negli stinchi. Sì. Salta. Tiziano è un po' giù perché non molte persone sono andate al suo concerto. Giusto per curiosità, voi siete mai stati a qualche genere di concerto di qualche tipo? E se sì, di chi? E se no, di chi comunque vorreste andare? Oppure siete contrari ai concerti e non ci andreste neanche se vi regalassimo tutte le carote a biglietto che vi servi, se vi servono? Yeah! L'ho messo? No, non ho messo! Non hai messo il gradino, furbega! No, non ho messo le luci! Si sono spente le luci. Con la pala in mano. Aspetta, mi serve un pochino di luce. Lui è luce creeper. La luce del creeper è verde. La luce del creeper. Voi se vuoi una volta potete andare esatto, a comprare qualcosa e dire luce creeper al posto di luce verde. Io però non capisco una cosa, ogni tanto i creeper li butta via Tiziano, ogni tanto no. Ah boh. Perché dipende? Ma che ne so, di base i creeper credo dipenda da se ce l'hanno con noi o meno, perché sennò non li vede come ostili, perché i creeper non l'attaccano, credo, eh. Una patata, la patata! Mia! Distrutto. No! Onta e disonore su questo tunnel! Hanno distrutto una patata. No, la famiglia dei creep verrà soppressa. Puoi tornare indietro se vuoi. Verrà marchiata a polvere da sparo. No, verrà marchiata. Povero Tiziano, è morto. È ito. No, occhio, muore lo zombie che ti sta rincorrendo. Sì, si sta facendo. Se c'è una maratona, no. Tu non stai al gioco, poverino, stava rincorrendo, facevamo una gara, chi perdeva pagava il gelato, adesso non ho più nessuno, me l'ho offerto il gelato. Io invece in gara con i creeper per chi ne ammazza di più, scusa. Sì, tu conti i creeper per vedere che cosa? Chi ne ammazza di più. Di che cosa? È meglio che non te lo dica. No, di che? Che? È meglio che non te lo dica. Io puoi non dirlo a me, ma magari potessi dirlo a tutte le altre persone che vogliono saperlo. Basta colpirmi. Ora ti sparo via, va bene? Oh. Ah! Ho vinto, creeper, paga. Cosa? Ma io ti mordo, sappilo. Ciao. E con solo l'uso della pala. Vieni ti qui. Ti mordi con la pala. Con la pala, con la vieni pala qui. Vai creeper, vai, ammazzala creeper, pensaci tu, vai creeper, vai, colpiscila, ma non vale così, hai fatto un diversivo, bravo, ora sta a me finirla, bravo creeper, fagli il diversivo, colpisci, non stai fermo, vai creeper, non importa, no zombie, tu non c'entri in questo scontro, ma cosa ci stai lì nell'angolo, vai, eccolo, non te l'ho neanche visto come vado a colpire in realtà, ma melifico. Non importa. Melifico, sì, anche perifico e angurifero. Sì, un sacco e di cose. Chi vive nell'ananas in fondo al mare. Brucia. Non fai brucia l'Enderman, non fai brucia l'Enderman. Volevo brucia, scusa, se dico brucia l'Enderman, non ho detto Enderman non te ne andare, ho detto brucia Enderman e l'ho bruciato, fine del discorso.
Diamo fuoco ai ragni. Tu dai fuochi ai ragni, che vuoi? Ah! Gli occhi di ragno sì. Giacotti, esatto. Mai lezione di cucina. Una volta devo fare una lezione di cucina insieme. Abbiamo fatto, grazie che avete queste ricette. Ah, buono, non male. Allora, ciao Creeper. Io essendo vegetariana, gli occhi di ragno non li mangio, però mi ha detto che piacciono a te, quindi. No, non mi piacciono. Ti devo di cucinarteli. Allora, io ti lascio così tutto chiuso, così non puoi neanche passare. Sì, tu nemmeno però, eh. Vabbè, io volo. Non ho messo le torce. Grazie. Scusa. Si vede proprio. Hai sbagliato. Che sfortuna. Scusa. T'ho sbagliato per uno zombie. Mi hai sbagliato per uno zombie. Via dall'altro lato. No, perché? Come fai a. Cioè, non ha senso. Io ti colpisco. Tu vai dal lato sbagliato. Non sei umana. No, sono Creeper. Comunque, aspetta che butto via sta roba. In ogni caso, una domanda. Allora, io mi ricordo le primissime volte che ho visto Star Wars, il primo Star Wars esistente, quindi al momento l'episodio 4. Un giorno non sarà neanche più il terzultimo, ma speriamo bene. Possiamo solo augurarci che il 7, l'8 e il 9. Non scherzavo, lo so benissimo che il primo Star Wars si chiama Il Ritorno del Re. Quello è il primo di Star Wars, esatto. Diciamo che all'inizio mi sembrava tanto strano che i cattivi avessero il laser verde e i buoni la luce blu. Rossa. Infatti è il contrario. Rossa. I cattivi, non negli Jedi, nelle navi, quando sparano le navi, la scena iniziale con la nave della principessa e lo Star Destroyer. Via! Accidenti. Si parla male con i Creeper che ti. Si chiama, ecco, mi spiegate come viene. Si chiama Tantive 4, quella del. No, non mi uccide! Via tu! Beh. Allora, se volete poi fare una discussione su Star Wars, mi ci diverto, ma non vi annoierò. Mi piace. E basta. Anche se ho degli anelli, mi piace. Sì, anche se entra lei al suo fascino. Dammi visto? Perché la patata sono, porta più fortuna. Ok. È un carciofo. Sei contenta? No. Non hai una spada super mega iper forte di diamante tu? Quella con sì, 12.000 ma l'ho nascosta, così non me la puoi rubare. Ma non te le rubo le mamma. Ti sembra quasi che siamo contro in questo intanto turno. Qualche dubbio mi viene. Ma se qualcuno che attacca, sappilo. Ma sì, muovi. Vedo la fine del tunnel. No, figurati. No, ma finirà prima o poi questo tunnel. È impossibile. Grazie a te con noi questa puntata. Devo andare. C'è un bagno. Devo. Mi serve della carta igienica come per pulirmi le lacrime. Lacrime testifiche. Sì, ok. Allora, oggi mi ha telefonato Gian Gingillo, purtroppo. Mi stava chiedendo dei consigli per corteggiare Giammatta. Bene. Perché ora che lei ha chiesto di sposarlo, lui è preoccupato a morte perché non sa come deve comportarsi. Sì. Allora mi ha chiesto: ma il fondotinta me lo devo mettere anch'io? O basta che se lo metta lei? E io ho detto: Gianluigi, dipende dai gusti. Mi ha detto: ma lo smalto glielo posso mettere io ai piedi o se lo mette da sola? Ho detto: dipende se lo sa mettere, se lo mette da sola. Ma potrebbe metterlo lei a me? E se proprio ci tieni andare in giro con le sandalini con le unghie tinte, fallo. Ma sono cose che poi stavolta mi turberanno, lo so. Veramente. Ci dispiace tanto, ma. Chi è fatta così è cattiva come l'aglio. Ma non sono cattiva come l'aglio. Non ho messo le torce. Tiziano, mi sono dimenticato. Ma che disastro. Amore, vai a mettere i Jedi allo Jedi allo spiedo, poveratti. Poveratti, ho detto. Ma dove sono finita? Non lo so. Che è sto disastro? Non sono morti i Jedi. Sto andando a mettere. Vai. Creeper a propulsione! No! Mi ha messo le torce! Di nuovo! Aiutami! Ai. Aiuto! Guardate lì, hanno messo le torce! Senti, vieni avanti e non pensarci! No, ci vogliono le torce! Non si può fare una cosa del genere! Na, 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 na.
Una canotte è volata giù dalle... No, volevo... No, è ancora lì. È il biglietto. Lasciatemi il biglietto per il concerto. Ci voglio andare anch'io. Se no mi tocca fare come l'altra volta. E diciamo, affittare un appartamento da cui guardare tutto dal terrazzo. Vai. Ti lascio 3 carote. Me le date il pesce magico. Bene. Prima che le mangiasse. Prima che le mangiasse. No, CD mio, CD, non CD, non CD. No, 2 CD. Epico! Non ho posto per CD. Prendi le carote. È una, non posso prendere nulla. Qualcuno prendi, mi aiuti, dove sei? Io ammazzare. Dai, creeper. Cosa faccio? Un pilo di occhi di ragno per te. Quanti ne vuoi? No, sono tuoi. Allora, là, ci faccio la cupola di ragno. Là. No, ma perché non posso fare 4 alla volta? Me lo dimentico sempre. Perché non si può? Vai. Metti questi, là, sì. Mamma mia, che preoccupa. Dai, il creeper. No, non posso fondere un CD con un arco. Sì, poi mi diventa. Mangiare le carote. Ah, che bello. Se mi diventa un arco. Se fondete un CD con un. Arco. Un arco, diventa un'arpa. Diventa un carco. Un carco. Un CD arco. È un CD fatto a metà che suona. Ma il CD. Però tira anche le frecce. Sì, volendo. Vai. Voglio l'arco della vittoria in testa a te, a lui. Ma no, a me, cosa c'entro io? No, tu, guarda, ma che sesta, già abbiamo superato questa, ricordami le torce. Ma perché vieni avanti e fuori? Dai che c'è venuto Tiziano da una mano, perché da soli non ce la faremo mai. Là. Vieni avanti, folli, lasciali a se stessi. Via, bruciate, no, bruciato Tiziano. Povero Tiziano. Sono di livello 30, epico. Dai, Enderman schifo. Tiziano, smettila di bruciare, bravo. Vai su qualcuno. Creeper, smetti di scoppiare. Vai. Che ti brucia. Vai, fai il dribbling, time up, dribbling. Vai, sto dribbling. Arriva della no. Ci sono quasi. Ci sono qua. No. No, non ce lo posso fare. No, Agno, sta buono, sta fermo. No, Agno, ti odio. Ce lo so più fare. Ce l'ho quasi fatta. Dai, ci sono. Allora, muoviti, ho bisogno di te qui. Arrivo. Sto cercando di bonificare la zona, ma senza di te che mi spaludi non so come fare. Mi è rimasta la spada in mano. Olè. Quindi come fai senza spada? Uso l'arco. Usi l'arco? Sì. Ok, arrivo. Toh. Che fa? Cosa t'ho? T'ho lanciato la tua spada. La mia spada? Sì, è la tua spada. E l'altra cos'era? Quella era la mia, quella più scarsa possibile, non ti ho mai visto. No, prendere che ti spada! Ma guarda lì il potere di esecuzione. L'ho data la tua. Come la mia? Ah, grazie. Allora, chi c'è? Che cosa vuoi? No, stiamo... Stiamo defungendo tutti. Ah, guarda lì, che disastro. Non c'è nulla di buono in queste testifiche. Non c'è nulla di buono, provato a mangiarli. Non ti posso lasciare solo un secondo però, vabbè, guarda lì, i creeper, i zombie mostri. I zombie ragno. Fregati, gne, non ci passate. Rendo. Non ci credo. Non ci credo! Un creeper me l'ha uccisi tutti! Tutti me l'hai uccisi, grazie! Ha fatto piazza pulizia! Sì, ha fatto... Ma sì, allora, in realtà potrei provare a riparare qualche cosa, qualche spad o qualcosa del genere. Ma io ho troppe frecce afide! Le comprate infinite! Io compra non... meno! Non compro nulla! Magari! Io risparmia! Nulla. Mamma, è l'ultima volta che ti do la carta di credito di Smeraldo! C'è dei testivi che hai comprato di tutto! Mamma mia, tutte cose inutili. Tu non sei una cosa inutile. Io, meno male che non lo sono. Devi testifiche anche tu, sai. Vai Tiziano. Beh, questo Tiziano resterà qui a monito. Tizianarsi. E voglio andare dai testificate. Magari sono gli ultimi. Magari siamo verso la fine. Magari questo tunnel non ha fine. No, non lo sapremo mai. Sempre, sì, sempre. Esatto. Sempre. Non ne usciremo più. Faccia di zebutto, rotto. Hai preso un CD? C'è un CD lì prima, no, chi l'ha preso? Non faccio niente del CD. Io voglio il CD, datemi il CD. CD. No, ce l'hai, l'hai preso o non l'hai preso? Non l'ho preso, non l'ho neanche posto per le magari mutande. L'ho preso. I creeper sono terribili. Vieni. Ma i creeper che pantaloni usano esattamente? Sì, i creeper non hanno posto per... Ma sì, di tranne gli zombie non è che portino molti vestiti, stai dicendo. I scherzi non gli serve, ma magari i creeper potrebbero, magari serve per la moda, un paio di pantaloncini rosa, poi, non so. Ma pantaloncini rosa cosa, i creeper? Sai che zampe poi? Sì, sta come... Azzaduba! Ah, occhio, che non mi fai esplodere i poveri testificate.
Che poi ci restano male, poverini, no, mi fai esplodere il testificate. Cosa ti ho appena detto? Mi è esploso un testificate quasi. Non è vero. Quasi. Sono protetti. Sì, vai. Accidenti, dai, sbrigati. Dai, ole. No, sta zitto. Piace zombie blu. Allora, se almeno fosse la roba. Quante ne ho di pelle? Zero. Una. Una ne ho, tu hai pelle. Io no. Non possiamo neanche fare più tiziani. Questo ho sbagliato. Aia! Questo è l'ultimo tiziano della terza era. Vai, quelli tiziano. Che sono gli hobbit. Esatto. Vai. Gli altri diventano tutti dei piccoli nani da giardino. Perché non giungono dei nani da giardino che poi li puoi animare e ti vanno a stanare gli zombie? No, ti vanno a togliere le erbacce in giardino. Ma cosa, che discorsi ma fai? Ma non ci sono le erbacce a Minecraft. Ma sì che sono le, tutta quella erbetta bruttissima. Ma che rovina. Hanno messa anche più alta adesso. È carina l'erba. Ne messa anche più. Ma qui c'è coda, non posso, ma questo. Vabbè, senti, c'è coda, non è che ho tempo da perdere. C'è coda. C'è coda. Tu muori. Puoi passare. Muori! Ale! Bello, muori con la forza. Ma che facciamo del Flint Steel? Non lo so, bruciamoli tutti! Bruciamo le birce. Allora, fammi vedere un attimo. Posso comprare altro di questo? E ci sono. Poi cosa posso comprare? Non ne ho! Tu non hai zero di pirle! Niente pirle! Non abbiamo pirle! Non pirle, non abbiamo neanche delle pirle. Ma quanta gente che c'è già libreria! Libreria! Allora. Potrei comprare. Ragnaccio! Ragnaccio! No. Oh, 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 brutto ragnaccio! Oh, 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 brutto ragnaccio! Allora, posso usare questo? Bene, bene, bene. Ma che bello. Me ne fa dei fili di ragno esattamente? I fili di ragno te li mangi come condimento! Potrei montare un fortune, ma. Ok, bene, allora. Venite state con noi in questa puntata, è stata una follia assurda. Guarda che cosa serve il Flint Steel, guarda, guarda. Ma perché? Guarda. Non puoi bruciare tu una volta, brucia! Non serve a niente, Sofì. Brucia! Brucia tua, qualcuno bruci! Oh, aia! Ma la lana brucerà? Ma io no! La spengo, senti. Ma no, ma c'è il non fare danni a nessuno. Ah, beh. Sì, c'è il no griffer. Bene, quindi grazie a tutti per questa puntata. Vi ringrazio. Guarda, vedo se ho 100. Ole! Quasi. Dai, prova anche tu. Non sei riuscito a avvicinarti. Cannuccia. Ma non infuocata che non vedo neanche. Si vede che il fuoco è centrato bene. Ma che c'entra? Aspetta. Vedi come è centrato bene. E qual è la mia e quella è la tua? Non lo so. Sono stati bravi tutti. Sono stati bravi entrambi. Guardate che bello. Alla Robin Hood. Una sopra l'altra. Grazie a tutti. Alla prossima con... Gli Eternal Love. Ciao.